1 marzo 2023, nuovo mese, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di Quirinata TG. Benvenuti. In apertura l'allarme per le condizioni del centro storico di Licata. Ieri sera l'ennesimo crollo, stavolta nel quartiere San Paolo. Ci chiediamo se c'è un piano dei rischi per i residenti, molti dei quali sono veramente terrorizzati per quanto sta accadendo. Vediamo. Siamo in via Sortino, quartiere San Paolo, cuore del centro storico della città. Ieri sera, poco dopo le 21, c'è stato un crollo che ha terrorizzato i residenti della zona. Una vecchia casa disabitata in cui probabilmente un altro crollo c'era già stato prima, tanto che ci sono delle messe in sicurezza, è crollata al suolo. Non ci sono stati feriti, per fortuna, però hanno dovuto sgomberare un'abitazione accanto dove abitava una famiglia di magrebini che hanno trovato alloggio da parenti. Il problema non è solo la via Sortino, il problema è il centro storico di Licata che cade letteralmente a pezzi. Basta farsi un giro per le vie del centro, alla Marina, a San Paolo, a San Calogero, a Santa Maria, in altre zone per capire quante case sono pericolanti. Allora ci chiediamo se è stato fatto un censimento, se si ha idea della situazione che si registra nel centro storico, soprattutto se esistono rischi concreti per quanti ancora abitano nel centro storico, magari proprio attaccati a delle case pericolanti, come qui in via Sortino, dove accanto a questa casa che è crollata ce ne sono tante in ottime condizioni e che però immaginiamo i residenti corrono il rischio che le case in pessime condizioni gli finiscono addosso. Affollata assemblea stamattina nell'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Licata dopo la tragedia che si è consumata nei giorni scorsi. Insieme alla preside Amelia Porrello, nella palestra della scuola dove si sono riuniti tutti gli studenti, sono intervenuti i sacerdoti Don Pino Agozzino e Don Leo Argento, che hanno invitato tutti e i ragazzi alla riflessione sul prendersi cura dell'altro, sul guardare al prossimo. Cambiamo argomento. Stravolgendo la scaletta abituale nel nostro telegiornale, mettiamo nello spazio riservato alla cronaca ciò che abitualmente va nello sport ed è la Stralicata 2023, la corsa podistica organizzata dall'SD Alicata. Un evento che, per questo cambiamo la scaletta, non solo promuove lo sport, ma promuove il territorio e le possibilità di sviluppo di questa città. Abbiamo intervistato gli organizzatori, vediamo. Allora, tutto pronto per la quinta edizione della Stralicata. Aspettiamo circa 700 atleti provenienti dalla regione per disputare la seconda prova del Grand Prix Sicilia 2023. Anche quest'anno siamo soddisfatti per il risultato ottenuto. E aspettiamo circa un migliaio di persone tra visitatori e atleti. Stiamo cercando di creare tutti i dettagli per evitare il più possibile disagi. Chiediamo alla cittadinanza alicatese di contribuire per almeno un paio di ore, evitando di più possibile di circolare nella zona del porto e nel centro storico. Entro mezzogiorno libereremo tutto, ritornerà tutto normale la viabilità. Il percorso comprende la partenza da Corso Umberto, Piazza Progresso, poi gireranno per Piazza Linarsi, Via Principe di Napoli, Viale 24 Maggio, e poi entreranno da Via Camilleri per in direzione Corsa Argentina, Porto Turistico. Ci sarà un ingresso di circa un passaggio all'interno del porto di circa 700 metri. E usciranno di nuovo per Corsa Argentina, via Castello, per proseguire tutta la via Principe di Napoli in doppio senso, per rientrare da Corso Vittorio Emanuele e ritornare nuovamente su Piazza Progresso. È veramente spettacolare, è una cosa da vedere. Portate anche i vostri bambini, ci saranno tanti ragazzi dell'Atletica Licata, circa una ventina, che faranno le gare giovanili in un percorso molto breve sul Corso Umberto.
In Sicilia arriva il fermo dei trasporti, dei TIR, lo ha annunciato l'AITRAS, Associazione di Autotrasportatori guidata da Salvatore Bella. Sono mesi, scrive Bella in una nota, che attendiamo un incontro con l'assessore regionale alla mobilità e alle infrastrutture, Aricò, ma senza ottenere risposte. Lo sciopero dei trasporti, quindi il fermo dei TIR, che è utile soprattutto per protestare contro il caro gasolio, inizierà in Sicilia a fine marzo. È stato un concerto straordinario quello che il maestro Francesco Buzzurro ha tenuto sabato scorso al Teatro Pirandello di Agrigento. Applausi a scena aperta del pubblico. Domenico Vecchio ha intervistato il notissimo chitarrista. Vediamo. Per la tua pubblicità su Quilicata, chiama subito il 320 7550740. Pop up. Per me è una grande gioia essere qua e, come vedi, la città mi risponde sempre, significa che mi vuole bene. Si dice tante volte nemo profeta in patria, invece io posso dire che forse sono l'eccezione che conferma la regola, nel senso che veramente la mia città mi vuole bene e mi segue. Oggi è anche un giorno particolare, la festa del Santo Patrono, quindi fare questo concerto che poi tutto sommato si contestualizza all'interno della Sagra del Mandorlo, quindi assume per me un valore doppio, no? da musicista. Se vogliamo, il fatto che mi ritrovi da solo con la mia chitarra a gestire una serata di quasi 2 ore, insomma, è una cosa che mi fa essere felice di quello che ho costruito negli anni, a livello di approccio esecutivo, interpretativo, della musica che più amo. E sempre il Teatro Pirandello di Agrigento ha accolto il giorno prima di Buzzurro lo spettacolo Astor Tango, omaggio ad Astor Piazzolla. Sul palco l'ensemble Mirada Tango, composta da ben 8 elementi, e i ballerini Malena Veltri e Luis Delgado. Ad ideare lo spettacolo e ad arrangiare i brani è stato il musicista licatese Mimmo De Caro. Vi proponiamo un momento dello spettacolo che ha riscosso tanto apprezzamento da parte del pubblico. Vediamo. Il 28 e il 29 marzo in Sicilia e a Licata si torna alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale. A candidarsi potranno essere anche i cittadini europei stranieri che sono residenti nella nostra città. Lo ha reso noto il sindaco Pino Galanti, e gli stessi cittadini stranieri avranno il diritto al voto passivo, quindi potranno votare per quanti sono candidati al Consiglio Comunale. Per avere tutte le informazioni basta rivolgersi all'ufficio elettorale del Comune che si trova in Piazza Carmine. La pace, cambiamo argomento, è stata l'argomento del confronto tra il Lions Club Valle dei Templi di Agrigento e gli studenti di istituti comprensivi di Agrigento, Favara e Porto Empedocle. Abbiamo intervistato il presidente del Lions Club Valle dei Templi, Francesco Pira, che racconta l'iniziativa. Vediamo. Parlare di pace oggi è importante, ma è molto importante farlo con i ragazzi delle scuole, degli istituti comprensivi. Lo abbiamo fatto con i ragazzi degli istituti comprensivi Esseneto, Bersagliere Urso e Pirandello.
tre scuole, tre istituti importanti di Agrigento, Favara e Porto Empedocle che hanno partecipato al poster della pace. È stato un momento molto bello in cui abbiamo potuto riflettere sulla pace, ma allo stesso tempo siamo riusciti a incontrare loro per premiare i lavori che hanno fatto, disegni, momenti di riflessione su quello che è la loro idea di pace. Abbiamo trovato dei lavori davvero molto molto belli e che ci fanno capire come le nuove generazioni hanno un grande senso di solidarietà. Ed eccoci giunti alla pagina dello sport, calcio. Il Licata si prepara alla sfida con il Canicattì, il derby che domenica prossima si giocherà allo stadio Saraceno di Ravanusa. Ma il club crede ancora nella possibilità di giocare i play-off? William Vitali lo ha chiesto al tecnico Pippo Romano e al direttore sportivo Giovanni Martello. Vediamo. Guarda la giornata, non guardi i risultati degli altri. Ci tenevo a salvare, a fare quello che la società ci ha chiesto dall'inizio. Poi vediamo, partita su partita, vediamo, cercheremo con tutte le nostre forze di arrivare più in alto possibile, questo non c'è il benché minimo dubbio. Però, ripeto, le altre non le guardo, in questo momento guardo la mia squadra. Calaiò spero di recuperarla domenica, penso che potrà arrivare domenica a essere disponibile. Cappello ci vuole ancora qualche settimana, ma siamo addirittura d'arrivo. Bene, con l'intervista a Romano e Martello si conclude l'edizione odierna di Quilicata TG. Grazie per l'ascolto, ci rivediamo venerdì. A presto.